Diesis. Ciao ragazzi, un altro episodio bellissimo, non ci credo, sono già in ansia per farvi vedere questo esercizio perché oggi faremo la scala minore dorica con un pattern ascendente partendo sempre con le crome fino ad arrivare alla nona. Perciò adesso vi faccio vedere e venite con me a un'altra lezione. Dunque, come vi spiegavo prima, dobbiamo fare la scala minore dorica, ok? A partire, per esempio, da un Fa minore sarà così. La mano destra, sesto grado, fino alla nona e torniamo indietro. Ok? E ricordatevi sempre la scala minore dorica, come è formata, sempre con il sesto grado. È questo che fa la differenza nella scala minore dorica, il sesto grado, ok? Andiamo fino alla nona e torniamo indietro. La mano sinistra farà il voicing a partire dalla settima, nona, terza minore e Do, che sarebbe il quinto grado, ok? Ricordatevi l'episodio precedente, potete tornare indietro e guardarlo così vedete anche questi voicing. In effetti potete usare questo, o se vi trovate comodi potete usare anche questo, che è il voicing a partire dalla terza minore. Quindi sarà così, in Fa, chiudiamo con la nona, Mi bemolle, fateci caso anche con la mano sinistra, man mano vado a sinistra della tastiera, non devo usare più troppi accordi, no? Per esempio troppe note nell'accordo, posso usare semplicemente la nona, la terza minore e il quinto grado, ok? Anziché usare la settima come stavamo facendo prima. Così il suono non è così scuro, però è bello. Rimane così. Quindi un Fa minore, Mi bemolle, Re bemolle, ok? Si e così via, d'accordo? Quindi ora vado io per la prima volta e dopo la base ti farà praticare da solo, ok? Io ti dirò solo gli accordi per aiutarti a non perdere il tempo. Siamo a 135 bpm. Partiamo! Ok, partiamo con il Fa minore. Mi bemolle. Do diesis. La bemolle, tocca a te, Fa minore, Mi bemolle, thank you.
minore. Dunque ragazzi, questi esercizi sono così belli e mi piacciono un casino perché sicuramente vi dà una stabilità nella mano, principalmente per ricordarvi le note e non avere nessun dubbio quando vi troverete davanti un accordo minore, sia con la settima che con la nona, perché avrete sicuramente questo suono del modo minore dorico e principalmente le note sotto le dita. Così appena vi verrà in mente una bella frase da suonare, sicuramente la tecnica non vi mancherà per farla, ok? Quindi un abbraccio, entrate sul gruppo Telegram, vi aspetto per una discussione, se avete voglia di condividere con me i vostri pensieri, condividete questo video con i vostri amici pianisti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!